Ryan, innanzitutto complimenti, non solo per il gol vittoria di oggi, ma anche per questo tuo momento di grande spolvero, come si direbbe in telecronaca. Qual è il motivo, secondo te, di questo sblocco che c'è stato non solo nella testa della squadra che ha inanellato 3 vittorie consecutive, 4 risultati utili consecutivi, ma soprattutto nella tua di testa che ti ha permesso di diventare praticamente implacabile sotto porta. Ah, c'è da dire che le prime partite comunque ho sempre avuto occasioni da gol anche all'inizio, un po' per sfortuna, un po' perché magari andavo meno convinto, ho sprecato tante occasioni. Invece in queste ultime 3 partite ho avuto meno occasioni per assurdo, ma quelle che ho avuto sono riuscito a sfruttarle. Un po' la situazione generale di squadra, secondo me, a livello mentale. Siamo molto più uniti e più convinti di noi stessi adesso, in questo periodo. C'è qualcosa che anche magari si nota non solo durante i 90 minuti, c'è qualcosa che noti anche in fase di allenamento, è cambiato magari l'atteggiamento, la modalità di stare in campo insieme. Sì, secondo me la cosa che è cambiata è che siamo più cattivi, perché allenarci siamo sempre allenati bene, anche nel periodo in cui riuscivamo a portare a casa dei risultati, gli allenamenti erano sempre ottimi. Invece la vera differenza adesso è quella, che siamo più cattivi e molto più convinti di noi stessi. Ecco, a dire il vero, un risultato come quello di oggi è arrivato, come diceva mister Mazzoni, un po' per il rotto della cuffia, alla fine con il tuo rigore. Ti chiedo se negli spogliatoi, poi in settimana, come avete preso e come rifletterete su questo risultato, cioè un risultato del genere, all'ultimo respiro, viene preso come qualcosa che vi dice che siete davvero una squadra forte. Certo, ci dà consapevolezza perché siccome oggi non abbiamo giocato una delle migliori partite in questo campionato, però anche il fatto di essere andati sotto dopo poco siamo riusciti a ribaltare la partita e poi a vincerla all'ultimo, perché la dimostrazione secondo me è che siamo diventati davvero una squadra adesso, siamo tutti uniti, tutti verso un unico obiettivo ed è quella la vera forza. Chiedo, qual è stato il tuo primo pensiero quando hai sentito l'arbitro fischiare il rigore, sapendo che dovevo calciare? Appena fischiato, niente, ho potuto prendere subito il pallone e la prima cosa che ho pensato è che dovevo fare gol per forza, a tutti i costi. Un po' di tensione, per carità, 95esimo, non so adesso che minuto fosse, però ero sicuro, diciamo, di riuscire a segnare, non sentivo. Voleva tirare Zazzi. Cosa? Voleva tirare Sì, Zazzi. È venuto è lì. venuto lì a chiedermi che voleva calciarlo. Un po' di volte, però ho detto che me la sentivo troppo, lo facciamo io. Sì. Ci sono altre domande? Ok, posso? Grazie. Grazie mille allora. Grazie.